Bentornati al consueto appuntamento con i libri. Oggi siamo con in compagnia di un pezzo da 90 con Lilli Gruber. Buonasera. Buonasera. E allora, qui intanto uno dei volti più noti e amati della TV, nonché una delle prime, anzi la prima giornalista a condurre il telegiornale in prima serata. Sì, qualche anno fa ormai, non diciamo ormai quanti, ma insomma... Un po' di anni fa. Oggi qui a Milano, alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, per presentare il tuo ultimo libro. Lo facciamo subito qui vedere. Eredità, una storia della mia famiglia tra l'impero e il fascismo. E allora, un ritrovamento di un diario di Rosa. Come nasce il libro e il ritrovamento? Come hai trovato? Allora, il libro parte dal ritrovamento di questo diario della mia bisnonna, che si chiamava Rosa Tiefenthaler, era una ricca proprietaria terriera su tirolese, e l'abbiamo trovato perché gli eredi della bisnonna Rosa hanno tenuto da qualche parte questo librone in cui lei annotava con cura non solo diciamo i fatti più importanti che accadevano nella sua famiglia, nel suo circondario, comprese le emozioni, comprese le passioni, ma annotava anche i fatti che poi sarebbero diventati grandi fatti storici. La grande guerra, la prima guerra mondiale, che ha segnato la fine dell'impero austro-ungarico, quindi la fine del mondo della mia bisnonna, che era nata austro-ungarica, poi è diventata italiana perché il confine è stato spostato e il Sudtirolo è passato sotto l'Italia, e poi è morta nel 1940. Il Sudtirolo era diciamo tenuto in scacco dal regime fascista, e anche per questo molte sudtirolesi, compresa la sua figlia più piccola Hella, sono diventati filonazisti, e cerco di raccontare diciamo la grande storia attraverso le piccole storie. Infatti una storia individuale che diventa appunto poi storia collettiva, storia di tutti noi. E proviamo a delineare proprio in due o tre battute, due o tre aggettivi, il ritratto appunto di Rosa. Allora, Rosa era una donna molto fuori dal comune per la sua epoca, perché era una donna nata alla fine dell'Ottocento ed era una ragazza che proveniva da una famiglia importante ed era per i suoi tempi molto, molto emancipata, molto aperta e anche molto colta. E questo diario e tante lettere che poi ho ritrovato lo testimoniano. Tante era lettere una donna... e anche tante foto, e tante foto che ritroverete, certo, all'interno del libro. Sì, all'interno del libro troverete foto, anche foto di questa sua Pinzone, il paese dove lei dominava e aveva la sua casa di famiglia. Parliamo sempre del Sud Tirolo, Bassa Tesina, e poi ci sono anche le cartine geografiche per capire un po' cosa è successo in quegli anni, in quella travagliata e martoriata terra. E lei era una donna molto molto forte, era una donna molto determinata, tanto determinata che per esempio è riuscita alla fine a sposare il suo grande amore, che era questo Jacob Rizzoli. Suo padre era contrarissimo perché non era un ricco possidente, e insomma alla fine lei ci riesce, e abbiamo ritrovato anche la lettera di questo suo padre, il mio bisbisnonno, che dà il permesso alla figlia di sposarsi a certe condizioni, leggerete poi quali. Infatti lei scrive: il nostro cuore, la nostra mente rimarranno tedeschi in eterno. Sì, perché ovviamente per la mia bisnonna e i miei antenati i valori erano Dio, l'imperatore austro-ungarico e la patria. E dopo questo mondo è crollato dalla sera alla mattina, perché del grande impero austro-ungarico è rimasta la piccola Austria e il Sudtirolo è stato dato all'Italia. Altra protagonista del libro è sicuramente la casa. Sì, perché era una casa, questa di Pinzon, in una posizione strategica, perché durante la Prima Guerra Mondiale a un certo punto è stata requisita dagli alti ufficiali dell'impero austro-ungarico, perché poco sopra la casa era stata costruita una ferrovia di approvvigionamento militare
per i combattimenti nelle valli vicine, parliamo sempre della prima guerra mondiale, e poi era una casa comunque molto aperta, era una di queste case padronali molto belle, ancora oggi è una bellissima dimora, dove entrava e uscivano gli studenti che venivano da Vienna, da Innsbruck, da Graz, e la mia nonna per esempio ha incontrato lì il suo amorazzo, poi diventato suo marito Franz Deutsch, e insomma è un modo, diciamo, attraverso il racconto di questa casa, di questa donna e di questa e della mia famiglia, anche per così capire come è stato possibile che una intera popolazione fosse tenacemente antifascista e allo stesso tempo filo nazista. Nel scrivere, no? Nel documentarti prima di scrivere questo libro, avevi dei timori, no? Una tematica di questo tipo così delicata ti porta a fare anche conti, oltre con te stessa, con la tua famiglia, ma con la storia? Ma insomma, quando si affrontano, così, intanto quando si affronta la storia della propria famiglia è sempre un processo emotivamente faticoso e qualche volta anche doloroso, soprattutto quando il passato è un passato così, travagliato, anche così contestato, no? Perché in fondo parlare di nazismo e di fascismo è difficile ancora oggi. E poi naturalmente la paura di ferire chi è ancora in vita e chi questa storia magari l'ha vissuta sulla propria pelle, magari non condivide alcune mie analisi e il taglio anche che ho voluto dare a questo libro, che non è un libro di storia. Emergono pezzi di storia molto importante del Novecento, ma è sostanzialmente la storia di una famiglia, di un grande amore, e la storia anche di come la gioventù, di come i giovani si possono perdere e possono essere ammaliati da un'ideologia terribile come è stata quella del nazismo, perché la figlia più giovane di Rosa, la mia prozia Hella, è diventata filo nazista ed è stata anche condannata dai fascisti a 5 anni di confino, perché essendo stata incarcerata, essendo stati perseguitati non solo la mia famiglia ma molti altri sudtirolesi dal fascismo, pensavano che Hitler sarebbe stato colui che li poteva salvare, e però non è andata così. Non è andata così. Nocchi, un'ultima domanda prima di chiudere questo incontro con Lilli Gruber. Dal settembre 2008 hai preso, insomma, la conduzione di 8 e mezzo, tra l'altro un programma di incredibile successo sulla 7. Bilancio di questi primi anni di 8 e mezzo? Insomma, devo dire un bilancio per fortuna molto molto positivo, perché abbiamo più che triplicato gli ascolti, sì. Ormai abbiamo una media di oltre 1.800.000 spettatori a sera, quindi siamo diventati un punto di riferimento, dicono, istituzionale, forse questo sarà perché nel mio DNA ho il servizio pubblico, avendo lavorato per tantissimi anni in Rai, ed è diventato uno spazio breve, perché come sapete dura circa mezz'ora. Ma dove dall'inizio ho scelto di non avere né le risse né gli urlatori, ma i protagonisti della vita politica, economica e culturale soprattutto dell'Italia, che spiegassero e che ci dessero un pezzetto di informazione in più, no? In modo da capire meglio il fatto della giornata, il fatto della settimana. Insomma, io cerco di far capire qualche cosa, cerco di far dialogare persone che la pensano diversamente, cerco di, appunto, di offrire un pezzetto di informazione il più possibile, onesta, in più. Un'impresa che ti riesce perfettamente, a te, poi tutti i tuoi collaboratori. Magari qualche volta meglio, qualche volta peggio, ma insomma, ci proviamo. Se fossi Premier, qual è la prima cosa che faresti? Mamma mia, questa è una domanda troppo difficile, non posso rispondere in un secondo. Penso però che la lotta all'evasione fiscale e la lotta alla corruzione, che sono i due grandi mali endemici del nostro paese, che provocano povertà, perché questa è la verità, che provocano povertà, credo che impegnerei tutte le risorse possibili e immaginabili per combattere questi due fenomeni. Va bene, ringraziamo allora Lilli Gruber per essere stata qui con noi, ricordiamo ancora una volta
Eredità, una storia della mia famiglia tra l'impero e il fascismo, edito da Rizzoli. Grazie Lilli e buon lavoro. Grazie a voi, buona lettura. Arrivederci.